Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Mi è appena arrivato questo fantastico pacchetto e sono molto ansiosa di aprirlo, quindi ho deciso di aprirlo proprio live. Questo pacchettino è di Tiger Shop, come vedete. Ho fatto un altro acquisto da loro perché mi avete detto alcuni che magari qualcosa non vi era arrivato, che c'erano stati dei problemi. Quindi siccome io l'altra volta mi ero trovata benissimo quando avevo acquistato l'iPhone, e ho voluto rifare l'acquisto sempre da loro perché, diciamo, io mi sono fidata molto e mi sono trovata bene, sono stati velocissimi. Questa volta sono stati lo stesso velocissimi. Allora, io ho fatto l'ordine il 13 di novembre, che era un martedì, e ovviamente, siccome avevo fatto il bonifico, l'ordine è partito il 15, cioè due giorni dopo, perché loro impiegano due giorni per ricevere il bonifico, ovviamente, cioè in base alle banche. E una volta che arriva il bonifico loro fanno partire il pacco, quindi è partito, se non sbaglio, o giovedì o venerdì. Loro mi hanno mandato un'email e dopo hanno lasciato il pacco al corriere, che mi ha mandato a sua volta un'email per dirmi che il pacco era stato preso in carico e che quindi dovevo seguire la spedizione tramite il codice che ti danno loro. E la spedizione è arrivata, diciamo, nella sede di destinazione prima di essere spedita da me sabato, quindi purtroppo io non potevo sperare che arrivasse sabato, che partisse. È arrivato sabato mattina lì e il sabato non spediscono, quindi mi è arrivato oggi, che è lunedì. Però alla fine da martedì a lunedì c'è stata una settimana, ma semplicemente perché io ho fatto il bonifico. Se si decide di pagare con la carta prepagata, ovviamente la spesa viene attribuita immediatamente, quindi loro il giorno dopo spediscono il pacco. Hanno dai 2 ai 5 giorni lavorativi per spedirlo. E comunque sono stati velocissimi, appena gli è arrivato loro me l'hanno spedito, quindi poi ovviamente dipende dal corriere, dipende dal giorno. Magari se l'avessi ordinato lunedì e non martedì, scusate, la mia voce mi sta andando via. Quindi adesso andiamo ad aprire insieme questo pacchetto. Mi sono munita di forbici, spero che non fare danni, ecco. Adesso vi svelo che cosa ho acquistato. Ovviamente ho acquistato da loro perché hanno i prezzi più bassi e quindi sono riuscita a trovare un'offerta. Anche in altri negozi, se voi andate su Trova Prezzi, riuscite a trovare delle offerte simili alla loro. Solo che io mi ero trovata bene con il telefono e quindi ho deciso di riacquistare da loro e non da un altro, semplicemente perché il prezzo era lo stesso. E quindi non mi cambiava nulla quale negozio scegliere, ma mi ero trovata bene, volevo ritentare. Ero più sicura di andare a fare un acquisto con loro piuttosto che con un sito che non conosco. Cioè, non che conoscessi loro la prima volta, però mi sono trovata bene. Quindi, ci siamo. Volete sapere cos'è? Ta-da! L'iPad. Ho comprato l'iPad 2018, non il Pro, quello classico, da 9,7 pollici, in color oro, che però è leggermente rosato, quindi è un pochino rovinata la plastica, però è integro. Come vedete è perfettamente confezionato, cioè proprio come nuovo. Il pacchetto anche l'altra volta era integro, questa volta è integro perfettamente, adesso qua mi sa che ci ho sbattuto io con le unghie. Quindi speriamo che dentro sia uguale, anche perché poi dipende anche dal corriere. Quindi adesso andiamo ad aprire questo gioiellino. Ho preso quello da 128 GB e se non sbaglio costava 365 euro. Poi ve lo scrivo. Se lo andate a comprare sul sito della Apple costa 4,49 se non sbaglio. E mentre quello da 32 giga costa 359, una cosa del genere. Insomma, c'è una differenza, è come se voi compraste quello da 128 giga al prezzo di quello da 32 gigabyte. Però comunque 128 gigabyte possono fare comodo. Adesso non riesco ad aprirlo perché come al solito queste scatole fanno sotto vuoto. Ha un bel peso, non ho guardato quanto pesasse. Dietro in questo meraviglioso oro rosato, non è lo stesso rosa che c'era nei vecchi iPhone, il 6 mi pare, il 7 hanno un rosa proprio, cioè c'è scritto oro rosa, è più rosato. Qui c'è scritto oro, però rimane comunque un oro un pochino, ma forse più ramato che rosato. Comunque
mi piace da morire. Adesso ho l'ansia di togliere la pellicola, vi dico, non la toglierò subito perché non ho ancora comprato la cover e quindi vorrei tenerla il più possibile. Allora, adesso lo appoggio qui con l'ansia. Abbiamo dentro il cavetto per ricaricarlo, che è come quello dell'iPhone, e qui ci sarà il nostro librettino di istruzioni, classico, in tutte le lingue, i soliti adesivi dell'Apple che sinceramente non ho mai usato e non saprei neanche come usarli, non so, carini ma va bene, e l'alimentatore. Non voglio togliere tutto perché adesso prima provo ad accenderlo, comunque qua dietro si attacca la presa. Io ho acquistato, ma non da loro, ma direttamente al negozio, anche la Apple Pencil. Dovete sapere che se comprate l'iPad Pro 2018 è compatibile con l'Apple Pencil di prima generazione, ma non con quella di seconda generazione, perché quella l'hanno fatta per l'iPad Pro. Quindi dovete stare attenti, perché se comprate quella di seconda generazione non sarà compatibile con questo. Comunque poi ve lo chiede ovviamente anche, insomma, il commesso del negozio, cioè a me me l'ha chiesto quale dei due iPad hai comprato, perché devo essere sicura che poi l'Apple Pencil funziona. Allora, sul loro sito hanno anche quello del 2017 e su quello l'Apple Pencil mi pare che non funzioni proprio, quindi dovete anche lì guardar bene, perché c'era 2018-2017 e un pochino il prezzo varia, però magari può trarvi in inganno e poi magari per sbaglio voi cliccate e prendete quello del 2017 e poi non è quello giusto e non è compatibile. Questo qui ha solo il wifi, quindi non ha anche la rete 3G, però a me non serviva perché tanto ho il telefono e alla fine l'iPad non lo utilizzo per fare le chiamate, lo utilizzerò soltanto con il wifi. Quindi di base, vabbè, la scatola dentro poi non c'è nient'altro, l'ho presa al negozio semplicemente perché loro l'avevano terminata e il prezzo al negozio è 99 euro. Sul sito, se non sbaglio, costava 85 euro, quindi 15 euro in meno, che sarebbe stato fantastico, però purtroppo era finita e quindi non sono riuscita molto a trovarla neanche su internet né su Amazon. Avevano quelle di seconda generazione, quindi l'ho acquistata lì. Insomma, comunque l'importante è che prendete l'Apple Pencil prima, la prima, e non la seconda. Quindi al tastino dell'accensione sopra, qui, hai due tasti del volume qui, e sotto hai il foro per ricaricare e le casse. Non ha il foro per le cuffie, come nei nuovi iPhone, ovviamente dovete mettere l'adattatore per le cuffie. Eccolo che si è acceso e mi sta salutando in non so quale lingua. Premi il tasto home. Italiano. Allora, accettiamo le condizioni, tanto se no non si può andare avanti. Cioè, mi fanno ridere che ti chiedono sempre di accettare i termini, ma tanto se non li accetti non puoi andare avanti, quindi è come dato per buono. Inizio. Ecco il nostro iPad. Dai, direi che funziona. Sono molto felice. È perfetto. Abbiamo tutte le nostre pagine, esattamente come nel telefono. Io non ho mai usato un iPad, quindi non mi regolo bene, ma poi ovviamente pian pianino ci si prende la mano. Foto. Ovviamente non c'è nulla. Abbiamo Safari. Tutto funzionante, mi sembra. Fotocamera. Allora, la fotocamera è da 8 megapixel all'esterno, ovviamente se non la copro magari, e hai 2 megapixel quella frontale. Non vi faccio vedere la mia faccia perché sono inguardabile stamattina. Quindi io sono più che soddisfatta di questo acquisto, è arrivato tutto in tempi brevi. E come vi ho detto, potevano essere anche più brevi, ma poi ovviamente dipende dal pagamento che effettuate voi. È arrivato tutto integro, la confezione è quella originale, è tutto perfetto, quindi direi che per quello che mi riguarda, ovviamente io mi riferisco sempre alla mia esperienza, perché può essere che qualcuno non si trovi bene, però può essere che succede in questi casi qui, in cui effettivamente voi magari effettuate delle spese grosse, quindi dite, cavolo, è un sito in cui io faccio un acquisto così grande, non mi fido, non me la sento di comprare online, e ci può stare. I problemi che ci sono in questo caso, magari con questo sito, possono esserci però anche con altri siti,
in cui magari fate spese piccoline, cioè può essere che magari vi capita anche con Amazon che non vi arriva il pacco, però può essere magari che dipenda anche dal corriere, insomma non lo so. Quindi io giustamente volevo riprovare a fare un acquisto perché mi ero trovata bene e volevo vedere se era una cosa, cioè se mi era andata di fortuna la prima volta oppure sono effettivamente molto efficienti. Io vi dico, è stato velocissimo, loro sono stati super veloci anche nel mandarmi appunto le email, le informazioni, la fattura, la ricevuta, tutto quanto. Quindi io non ho niente da dire al riguardo. Ovviamente non è che vi dico che dovete per forza acquistare da loro, quindi vi sto semplicemente facendo vedere come mi è arrivato il pacco e tutto quanto, perché se vi interessa potete ovviamente fare questo acquisto anche voi. E non hanno solo la Apple, hanno anche Samsung, un sacco di altri prodotti, quindi spero che questo video vi possa essere utile e se ovviamente avete delle domande come nell'altro fatemi sapere, chiedetemi pure tutto quello che volete. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e ci vediamo nel prossimo, ciao!